questa è benzina. Io mi do fuoco. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono BB23, oggi siamo tornati su Call of Duty World War 2 per continuare la campagna. E siamo con la missione di imboscata e non so cosa aspettarmi da questa missione, perché veniamo da tre missioni completamente assurde, cose dell'altro mondo. Li sto registrando tutti di fila e oggi, raga, ho visto di tutto, ho visto da Pearson che fa il matto e parte da solo per il colle 493, Turner che si sacrifica, Pearson sempre che continua a fa il matto e butta roba, fa bombarda i carri armati, cioè è roba dell'altro mondo comunque. Va bene, comunque mancano due missioni, quella lì che vedrete a destra è l'ultima. Andiamo a giocare imboscata. Pearson è precipitato in un abisso e pare che voglia trascinarmi giù con lui. Ma devo stare lucido, fratello, se ti voglio rendere orgoglioso. Ancora nel freddo più gelato stiamo, quindi... Chi è quello? Quello è un tedesco Krauto. Crucco, no Krauto. Siamo in due circa. Ossa, Peter. Che cosa vuole? Ossa, Peter. Tieni. Morì la Pearson. Che cazzo vuole. Stai facendo, zio? Lasci stare, sergente. Cos'è, Ti piace così? Sei contento? Molto contento, figlio di puttana. Sergente! Ehi, stanne fuori! Az! Mamma mia, Pearson gli tira una coltellata a questo che non finisce più, Ehi! Fermo! Ah no, era Dennis quello che seguiva. Mechism! Non ne vale la pena. Daniels! Stupida crocca, perché sei scappata? Ci nasconde qualcosa. Lo stronzo aveva questa addosso. Fa vedere. Che cazzo c'è scritto? Sono ordini di piazzare esplosivi sul ponte di Remagen. Gli ordigni saranno caricati su camion 5 miglia a nord da qui. Secondo quello che c'è scritto, è l'ultimo ponte ancora intero sul Reno. Grazie dell'aiuto, Fritz. Beh, comunque è una cosa che va a nostro favore, no? Cioè... I camion nemici con gli esplosivi passeranno di qua. Non devono arrivare al Reno. Pearson vuole bloccare la strada abbattendo gli alberi. Dov'è Pearson? Sarà nascosto da qualche parte con il detonatore. E il suo whisky. Sai cos'è peggio dell'alcol? L'ipotermia. Non se ci muoviamo. Styles, con il gruppo di Pearson. Che culo. Daniels, Juiceman, aiutatemi a piazzare l'ultima carica. Poi attaccheremo i camion. Vai. Fatto. Prendi una guada al trasporto tedesco. Dobbiamo andare qua, dove non so che devo fare. Aspettiamo i nostri valorosi compagni. Penso io. Voi controllate se arrivano i camion nemici. Che mi rappresenta sta cosa? Ecco il segnale, arrivano i camion. Va su, Daniel, avrai la visuale migliore. Howard, sali qua su. Cariche innescate e pronte al segnale di Pearson. Sento un nuovo start, traffic hook. Aspettiamo che siano in posizione. Fritz avrà una bella sorpresa. Alla fine a me una a dammi il gara. Ah ok, cominciamo a sparare all'impazzata, questo è il piano. Via, 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 prendiamo quei camion! Vabbè, spara all'impazzata, vai, no, ok, quello lì è un compagno. Spara. Ma c'è la granata del camion, vai, esplodi. Ok. Scoppiano camion di tutto e di più. Questa campagna sta sprofondando nel... Nell'incredibile. Porco bullo.
prego, guarda che t'ho salvato. Ok. Aiello, tu sarai alla guida. Howard, ripulisci la strada. Lyles, tu vieni con me. Sì. Guido io. Questo qua, aspetta. Ok, da casa lì. Ci sono due posizioni elevate vicino all'ingresso. Possiamo arrivarci senza farci vedere. Insomma. Da questa parte si arriva al crinale. Sali, sali. Non sparare. Tra poco la squadra di Pearson sarà al cancello. Infiltrato. Ho sbloccato un trofeo, voi non lo vedete, però l'ho sbloccato. Sono curioso di sapere che è il filtro di 250. Stanno caricando gli esplosivi in quei camion. Quali camion? Allora, i camion. Quelli. A destra, Pearson è arrivato al cancello. Ma dove cacchio vedi, scusa? Eccolo. Ah, cattivo quindi. Pearson avanza verso i camion! Questo ragazzi è un cecchino molto serio. Se quello sta lì, però. Smattermi. Vai, quello è Yepes. Famoso giocatore. Che però prima, voi non lo sapete, ma è andato nella seconda guerra mondiale. Questa concentrazione è un po' difficile. Ok, concentrato. Tu avanzi, scusami. Cioè, nel senso, stiamo qui con i cecchini, tu avanzi. Ok, qui c'è un kill. Fermiamo quel camion! Dov'è? Quale camion? Questo! Spara all'autista! Ah, quel camion! Dove si chiama? Ufficiali tedeschi in arrivo! Secondo piano, al balcone! Ah, ok, sempre sono usciti dal porto dall'alto, no? Quindi sono dei nostri, quindi i nemici. Se trovo nemici. Pearson è bloccato! Aiutalo ad arrivare agli esplosivi! Oddio, l'ho lisciato. Ma ritardato, ma che mi spari? Bravo, Zuzma. Sono il primo camion! Ma che ci va più di uno ce n'è? Ah, sta ancora là con quelle. Hanno distrutto il camion di testa! Andiamo alla prossima posizione, seguimi! Porco. Ok, devo andare da qua. Seguiamo. Kit destra. Medico! Pearson vuole che prendiamo quella torre per dare supporto dall'alto! Raggiungiamo la torre, facciamo. Di qua! Subito! Qui andiamo. Oh! Giusto, ma. Vai. Ah, ma questo qui è un trucco tedesco. È scoppiato vicino, quindi da vicino questa pistola ormai non sta. Andiamo al segno automatico. Pompa che fa sboccare, però comunque Zeusman. Dove sei? Ah, non è killa. Non posso salire da qua. Corriamo alla torre! Ok, Zeusman. Siamo più forti. Schiaffo, no, fisco. Ottimo. La torre più avanti. Ah.
Oh, ma dove vai? Oh, ma... Ragazzi, è clamoroso a volte il gioco, Marker da 6 metri. Cerchiamo. Oh, ok, ho munizioni. Buono, buono, la torna. Solo sarà troppo una pellizzana, così. Buono, un po' di gente, ce l'abbiamo. Allora è questo, ok. Qui ho granate fumogene! C'è un pazzo, oddio mio, che casino. Giù di sotto, come al solito, no? Noi siamo esperti nel cascare giù di sotto da pareti e da montagne. Ma questi cosa tedeschi? Ma che ci sono? Non ci vanno leggeri con i prigionieri ebrei. Sta calmo, andrà bene. Ah, è vero, è pure ebreo. Ancora non si è. No, 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 Giusman. Ben sicuro Giusman. C'è mancato poco, stai bene? San Michele. Hanno preso Giusman. Mi spiace per il tuo amico, ma c'è un ultimo camion da eliminare. No, 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 toglitelo dalla testa! Ma hanno preso Giusman! Prima la missione! Non lo fanno! Devo raggiungere quel campo! Turbatore segnale. No, no, Giusman non esiste. Si è per quarta trovare. Dai, che l'abbiamo invece, siamo qua, siamo qua, siamo qua, siamo qua. Dai! Ah! Ci ha mandato lui via. Dov'è? Dov'è? Il camion va a destra! Devo raggiungere quel camion! Dobbiamo inseguirlo! Corri! Sei ferito, metti il kit me. Sono arrivati alleati perché vedo la mia uccide con stem americano. No, sono sempre tedeschi. Questo è l'ultimo sopravvissuto, se arriviamo prima alla pistola. Thank you.
muori, va. No, Zeus, man. L'hanno catturato. Poi era pure ebreo. Durante la seconda guerra mondiale c'era la persecuzione. Chissà come lo trattano, porello. È stato al fianco per tutto sto tempo. Alla penultima missione lo catturano. Hai ignorato un ordine diretto. Allora mi spedisca alla corte marziale. I disertori pagano con la vita. E vai, uccidimi. Forse dovrei fare un favore a tutti e tagliare corto. Sergente! Hai chiuso. Non ti voglio nel mio plotone. Levatemelo di corpo. Andrà tutto bene. Ti rimetteremo a nuovo. Hai fatto il possibile. Vabbè, Wilson è matto. Cioè, degradano, ci fanno di tutto e di più praticamente, cioè adesso. 12 ore dopo, Bad Orp, Germania. Questi sono i tedeschi che deportano gli ebrei. Quello è Giusman. No, dove è Giusman? Eccolo. Bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Hier und separat. Via le piastrine. Toglietevele. Vogliono gli ebrei. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stück Scheiße. Ah, bist du aber wohl. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dich. Zeig sie mir! Siamo americani, punto. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Vabbè, comunque Giusman era ebreo. Però comunque gli altri non so. Bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen. Und das werdet ihr auch tun! Sono passate 8 settimane dalla cattura di Giusman. Mi sforzo di non perdere la speranza. 8 settimane, cioè 2 mesi. Noi siamo rincoglioniti perché ci è caduto il mondo addosso. Stiamo in un ospedale. Signore, mi dica, che hanno trovato Ziusman? C'è Davis. Mi piacerebbe, figliolo. Pearson se n'è fregato di lui, come dei suoi uomini a Kasserin. Kasserin? Non hai capito niente, soldato. Pearson aveva l'ordine di ritirarsi, ma alcuni dei suoi erano intrappolati al passo. Non voleva andarsene senza di loro. Perciò ho chiamato rinforzi. Non sono arrivati in tempo e il suo plotone è stato massacrato. Non è stato più lo stesso. Ma non devi più preoccuparti di Pearson. Te ne torni a casa. Mi aspetta la corte marziale, signore. L'esercito non ne uscirebbe bene se punisse il soldato che ha contribuito ad accelerare l'intero sforzo bellico. Proprio così. Grazie alle informazioni che hai preso da quel prigioniero, abbiamo trovato l'ultimo ponte sul Reno. Un'azione degna di una stella di bronzo. Sei un eroe a tutti gli effetti. Grazie. Però ci ho spedito a casa perché c'è il signor Pearson qua che ha preferito San Miguel, no, ha preferito la missione. Lì c'è il nostro caro amico San Michele. Io mi sconfondo con San Daniele, vabbè. 2 settimane dopo, Longinus, Texas. Bei flashback questo. Questo non so se è un flashback oppure un... Bentornato. No, Red. Non è un flashback. È una cosa vera, hanno spedito a casa. Stava con la moglie incinta. È vivo.
fratello della Da adesso in poi non ti perderò mai più di vista. Capito, caporale? Sì, signora. Oddio, raga. Cioè, a ottobre era di 5 mesi, quindi 4 mesi dopo è febbraio, l'ultima missione, cioè i primi di marzo, gli nasce il figlio in guerra. Va tutto bene, Red? Parliamo o andiamo a caccia? Come vecchi tempi. Devi essere orgoglioso. Sei fatto valere, senza paura. Sei un vero uomo. Che sensazione fantastica, vero? Affrontare l'inferno e tornare a casa da eroe. Red. Red. Ci sta cascando il mondo addosso, sì, ragazzi. Negli ultimi episodi, cioè nelle ultime missioni abbiamo perso fino tutto. Fino alla fine. Abbiamo perso tutta qualsiasi sacrificio, è una cosa. Sono stato congedato. Ma peggio ancora, Zeusman è stato preso dai crocchi. Non posso abbandonarlo, anche se sto per tornare a casa. E allora, bello mio, non so che potresti fare. Ok ragazzi, questo episodio finisce qui. Il prossimo episodio sarà l'ultima missione di questa campagna, di questa serie. La missione Il Reno. Vedremo quello che succederà, se comunque la morte di Turner non sarà invano, se riusciremo a liberare Zeusman o se lo uccideranno nei campi di concentramento, se Pearson non farà il matto e non ci faranno uccidere. Vediamo quello che succederà. Io dico che per questo episodio è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi e niente, ci vediamo al prossimo video. Bella.